Una buona giornata e bentornati per la prima edizione di Weekend Sabato. La Corea del Nord non ha alcuna intenzione di tornare al tavolo delle trattative di pace con gli omologhi del Sud. L'oggetto delle contende sono le provocazioni inerenti le esercitazioni militari che Stati Uniti e Corea del Sud stanno tenendo. E tra l'altro la Corea del Nord è tornata a minacciare l'isola sudcoreana dopo il lancio di due missili. Tra l'altro la stessa Corea del Nord definisce il presidente sudcoreano come un ragazzo impudente, difficile da trovare, che è sopraffatto dalla paura. Gli Stati Uniti seguono con particolare preoccupazione quanto sta avvenendo ed è anche la comunità internazionale appare indignata. Lutto nel mondo del ciclismo, è morto Felice Gimondi, era a Giardini Naxos quando si è sentito male dopo che stava nuotando. Immediati sono stati i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Gimondi ha vinto il Giro d'Italia per 3 volte, il Tour de France, la Vuelta di Spagna, ha conquistato un titolo mondiale nel 1973. Messaggi di condoglianze sono arrivati alla famiglia da parte dei vertici del ciclismo italiano ed internazionale. I funerali si svolgeranno la prossima settimana. Spostiamoci adesso a Cirignola nel Poggiano, dove tra il 6 e il 7 settembre il secondo ciclo scolastico Marconi, diretto dalla dirigente Anna Di Micco, tornerà nella sua sede storica di Ponte al comune Opantino. La notizia era stata data dal primo cittadino opantino Franco Metta dopo che aveva avuto assicurazione dalla ditta affidataria dei lavori. Una notizia che ha fatto felici docenti, alunni e famiglie e sicuramente darà una marcia in più per l'inizio del nuovo anno scolastico. In chiusura alla pagina sportiva, mentre prosegue la preparazione per l'Audace Cerignola in vista del campionato, tra l'altro domani ritiro a San Giovanni Rotondo e lunedì prossimo parte la campagna abbonamenti, il legale della società giallo-azzurra ha presentato 2 ricorsi. Per quanto riguarda il primo, al Consiglio di Stato in merito al decreto provvisorio di sospensiva varato dal TAR ed allo stesso TAR del Lazio. Ricordiamo che l'udienza si terrà il 9 settembre. Se sarà confermata o ribaltata la decisione della sospensiva del collegio di garanzia del CONI che aveva dato ragione alla società giallo-azzurra. E tra l'altro il CONI si è schierato come parte lesa, suscitando l'ira della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Pro. È tutto per questa prima edizione di Weekend Sabato, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento stasera alle 19:30. Buona giornata e a più tardi.